Ciao, stiamo andando su a Milano, sono in compagnia dell'unico inimitabile Spike TV. Ciao ragazzi. Sono Ciao gioie. Allora, oggi vedete sono un po' molto molto sonno, sonno. sono esattamente le... non ho l'orologio, l'ho venduto l'altro giorno. Davvero? Chi l'ha venduto? Non ti preoccupare. Ma che ore sono? Sono le... Il treno parte alle 6:31, dicono. Poi Trenitalia Sono si le sa. 7... Salutate Faber. Sono le Salutate Faber. Ecco, 6:25. Ecco qua c'è 6:25. Ci stanno chiedendo le porte. Tra poco partiremo a questo punto. Sono le 6:31 e il treno è partito. Wow. Wow. Assurdo. Ciao raga, allora siamo scesi. Ci stava tanto bene dentro, però adesso fa un freddo cane. Sì, 9974. dovremmo arrivare forse in orario. Ma la domanda è, non tanto se arriveremo a Milano, la domanda è, torneremo sani e salvi a Roma? Lo scoprirete Lo nella prossima scoprirete puntata, lo scoprirete nella prossima puntata. fra qualche tempo. Adesso ci facciamo un bel giretto, abbiamo un po' di tempo e abbiamo deciso di fare anche una challenge. Andremo ai due Aomec de Roma Termini. Roma Termini, ovvio, Oggi è ovvio. un po' timido, se l'ascolto, vedete? No, non è vero. Un po' sonnato. E comunque c'era anche il fatto che mentre il treno faceva le curve, noi facevamo curve! Curve! Salutiamo quello dei cartoni morti che è il nostro idolo praticamente. Ciao, sono Alessandro Borghese. Oggi 10-10 tondi tondi. Ma che cazzo era? Era un po' fiacco. Siamo a Termini. Cosmetic, no, hai due Mac. Perché hai due Mac? Vabbè, si sa, ormai abbiamo la cosa a velletri, ma dovevamo andare a Mac Cosmetic perché dobbiamo anche condividere la nostra passione con No. Dio il sole, con i cosmetici. Mac, hai due Mac Cosmetic. Ciao bello, Bello, bello. e come volevasi dimostrare, o voi vi aspettavate sicuramente ciò, a parte che Francesco è sempre qui, guardate dove siamo. Ai due Aomec, aspetta, non mi Determini. determini, dove stai? Io non riesco ancora a fare confidenza con la fotocamera, ecco. Ok, ai due Aomec determini, dove sei? Io non ti chiudo. Eccomi. Facciamo sempre a capocciello ormai. Va bene, che Porco dite mio. ragazzi, entriamo oppure partiamo? Continuo Mac. Andiamo a quello di Milano, dai, forse è più... è più... No, a Milano ai due ho giapponese. Al giapponese, sì, ragazzi. Dobbiamo andare a quel ristorante dei follower che dicono che se tu hai i follower paghi con quelli invece di pagare con i Vero, contanti. noi siamo sfigati. Beh, ma paga Francesco perché ce n'ha più di me, stranamente. È famosissimo. Dai, indovinate, ragazzi, è facile. Hai due. Ah, o Mac determini, anche se sono quasi 8. Mamma mia. Raga, sta a controllare il biglietto. Non vi preoccupate. Come va sto biglietto? Ci sta. Comunque, bagni di termini, voto 1, tondo tondo. Uno schifo. Però, una magnata. E con risparmio di quanto? Gli stessi cornetti che vendevano al Mac li vendevano anche altri. Oh, è arrivato il nostro treno? È arrivato, eccolo. È arrivato Italo. Italo! Comunque, vi faremo anche una guida per risparmiare sugli acquisti da Mac a... Come... Scaricare un'app sul muletto. Ci vorrà almeno un'ora, solo perché mi voglio vedere qualche video e ascoltare qualche canzone, però l'alternativa è questa, o questa, che forse è meglio. Io bello, guarda YouTube, show, show, chissà se li incontriamo a Milano. Facciamo la luna. Siamo matti dalle gare. Ce l'abbiamo fatta, guarda. Installa. Intanto. Dai. Debole, ragazzi. Hello. Cerchiamo su Amazon. Cerchiamo delle cuffie Bluetooth. Delle interessanti cuffie Bluetooth. Bluetooth. Forse le ho trovate. Eccole qua. 14,99 con Prime. Visto da fare, eh? Truly wireless. Truly wireless. Davvero. Sono per me. Sono fatte per te, allora devi comprarle per forza. Assolutamente. Non puoi lasciartele scappare, bella.
chi arriverà primo? Nella macchina? E mi sa che ha vinto. Chi è? Costa d'Avorio. Forse ce l'abbiamo fatta, ragazzi. No, forse ce l'abbiamo fatta, ma quindi c'era solo un'illusione. Come volevo dimostrare, un po' di nebbia non fa mai male, no? Un po' di sole, sembra una luna. Era solo una finta, ora è tornato il sole. Oh, ragazzi, ce l'ho fatta, guardate, si sta installando, non ci credo neanche io. Commissario Senzualoni, lei è proprio una vecchia volpe. Grazie, però doveva fare un download diverso, doveva scaricare YouPorn. Lo posso sempre scaricare, commissario. Sempre il nostro amico di Cartoni Morti che ci ha fissati proprio alla grande, ci ha contagiati. Intanto noi cerchiamo la Bertè come era da giovane, perché stavamo sentendo un po' di Sanremo e poi anche la canzone nuova di Sciate, Federica Carta, che trovo bellissima. Martini è Loredano, ok. Dai, andate avanti. Ce l'abbiamo fatta, dove siamo? Siamo a Milano. Milano. E ci dirigiamo verso la nostra destinazione. Spy, ho fame. Te è fame, sta a pensare al sushi, regà, lasciate perdere, dai. Vedremo un po' come sarà questa città. E comunque, cioè, la stazione è qualcosa di immenso, vero Prince? Vero, bellissima, meglio di veramente, sicuramente, beh, è proprio tutto un altro livello. Guardate com'è. Tu sei che umana. Veramente, poi c'è addirittura il baretto. Fai toast. Cioè, orario, oh, siamo un po' in ritardo, dai. E qui c'è l'aria. Ho tamponato Spike. C'è una mela gigante lì giù, ma che cosa? C'è Justin lì addirittura. Oh, c'è una Stelvio, subito. Guardate che ci piace. Francesco, cosa ne pensi di Milano? Voto 10 tondi. E niente, Francesco mi ha abbandonato e comunque è immensa, dai, guardate le mie spalle. Lo raggiungerò fra un'ora. Adesso cercherò un posto dove andare a mangiare, anche se lui è andato a fare un po' di spizzico. Quanto strillano. Pieno di piccioni, cioè c'è tipo la paura che ti sbattano in faccia, ma in realtà sanno benissimo dove vanno. E guardate, è fantastico, no? E sto ancora facendo fatica a guardarmi intorno, non so dove andare a parare, va. Abbiamo appena pranzato, no. C'è chi sta ancora pranzando. Racconta un po', quanti ne hai presi di questi sushi? 24. Tondi. E com'era questo tondo? Molto buono. Era molto intondo. Io ho seguito la sua fantasia e ne ho preso un altro. Sono le tre. Eppure quelli sono rimasti in tre. In sei. Tra poco ce ne andiamo e non sappiamo ancora cosa fare. Cioè c'è così tanto da guardare ancora che stiamo ancora decidendo se andare prima al Mac, ai Duomo Mac, oppure se proprio lasciarlo stare e mantenere il primato a quello di Velletri. Quello di Velletri merita di più. Merita di più, beh, perché è di casa. Però forse è meglio che io ti lasci mangiare. Il tuo appetito è terrificante, Spike. Salutiamo i nostri amici di Velletri, tra cui Angelo Do Ferraro, belle. Chef 30. Clenta, che non fa 31. E salutiamo tutti i nostri amici e basta. Allora Francesco, cosa ci racconti? C'è ancora fame. Francesco c'ha sempre perennemente fame. È una cosa veramente assurda, non riesce mai. Penso che ci resteranno, penso. Partono a faccia avanti. Ti scortano? È stato matarella. A dirmi che
siamo vinili in Italia. Una giornata così, chi se l'aspettava da quel di Milano? Giustamente. Ci sono anch'io comunque. Ciao belli. Ciao bello. Bello. Ecco, stiamo andando, tornando in Piazza Duomo. C'è molta gente in giro. Molta, molta, molta. Molta, molta, molta. Anche molti turisti. Molti turisti. Per cui siamo noi. Ma che sei, della Latina? Che sono della Latina? No, non so. Michael Jackson della Latina sei? Bacio perugina a mo' di persona, è spettacolare, guardate. Esame? Dolcetto, scherzetto forse c'è. Quello sono io, sono Joe Bastianich. Ciao bello. Ciao bello. Chioschi praticamente ovunque, guardate, cioè, qua ce ne sta uno, dietro di me ce ne sta un altro ancora, cioè, è pieno. Ci sono solo chioschi, le casse dove stanno. Cosa mangiamo? Sweet Temptation. Perché la fame si fa sentire, voglia di dolce, quella c'è solo. Vero spaglio. Forse compreremo qualche souvenir più tardi, ora ci vediamo un attimo questa mangiata documentata, fatta bene, e poi si vedrà. Io rimango sbalordito dall'Apple Store di Milano. Questa è la cascata che ci conduce all'interno. Cioè vedi, è... Eccolo qui. Siamo al corteggio. Ed eccoci qua. Questo è l'Apple Store di Milano, Piazza del Verde. Eccolo qui. Questo era quello che hanno inaugurato qualche anno fa. C'erano pure quelli HD Blog. iPhone. Solo iPhone. Praticamente questo mondo è qualcosa di sublime. The Street Design Battles. Ti sei fatto un nuovo XS Plus? Esattamente. XS Plus? Ci piace. Mi piace, eh? Ok, licenziamo l'XR, 10 euro. Che ci faccio impazzire. C'è carino, allora cosa ne pensi di questo meraviglioso? Si fanno le foto modelle, eh? È tutto un mondo cinese, guardate qui quante ce ne sono, cioè ogni singola sfumatura di cover, cioè praticamente c'è di tutto. Ci sono anche i giocattolini che sfruttano la domotica. Abbiamo Francesco che gioca con il suo XR, sì, XR. Poi abbiamo un iPad mini che non si accende, ma si accende, ok. Abbiamo dei giocattolini, dei droni, praticamente c'è di tutto qui. Niente. E poi passare alla Apple TV, a quanto pare. Può anche comandare. Così, uno scorrimento, vedete. Io scorro e lei funziona, vedi? Vedi come funziona così. Vabbè, facciamo vedere la cosa, però è particolare, dai, K. Per cui cosa abbiamo? Ai custodie per MacBook di tutti i colori, c'è veramente di tutto. Ci prendiamo un po' di fresco, fra? Ci mettiamo qua sotto, che dici? Dai, dai, ci mettiamo sotto a... Sì, c'è l'illuminazione sotto il fronte. Potrei farti un bel ritratto qui, lo sai? Oppure comprare qualche cinturino, qualcosa. Perché no? E dico, che fai? Vieni, vieni, allora. Oggi facciamo vedere come diventare una luna. Allora, premete questi tasti della tastiera, ok. Scorrete un piede che vi aggrada di più. Cliccate sulla luna molestatrice, dato che ve la posso far vedere anche in tutta la sua bellezza. Ok, ora guarda cosa fate. Selezionate la bella luna. Quanto la facciamo? 200? Non ci siamo aiutati. Prendi pure. Ok. Voilà. Una luna. Anche voi? Quanto sverso?
Abbiamo anche incontrato, come si chiama? Angelo Duro. Angelo Duro, per chi non lo conoscesse se lo va a cercare, sta dietro di noi. Ci siamo fatti anche una foto, cioè se l'ha fatto Francesco. Guardate cosa abbiamo qui. iMac Pro, la bellezza di solo 6.000 euro tondi, si può fare a caso vostro magari. I ragazzi hanno levato la nostra luna che avevamo messo sul MacBook Pro e hanno fatto una faccia un po' imbarazzata, dicevano oddio ma che cos'è questa cosa, unica e inimitabile luna. Ehi, fammi una luna, fammi una luna. Ok, ora a Milano ci ha riconosciuti, possiamo anche andarcene a casa felici, quanto pare. Con la istrice, dagli occhi bui, col bacio al corico, rossetto e qua, è così facile. È stato ma chi ci ricorderà e chi ti farà piacere. Ho dato il mio zaino a Francesco, grazie Francesco, ti adoro. Prego, senti, cosa compri? Un po' di colluttorio? Un po' di praline, grazie alla marea, che ne pensi? Qualche palinato, ecco, che ne so, questi per me vanno andiamo bene, pettine, non pettine al sugo, pettine. Un po' di sugo e anche qualche mollettina per me penso possa fare carino. Oppure, vabbè, senti, ora parlando di cose serie, qualche carambina, qualche delizia. Guarda cosa abbiamo, preziosità, quindi anni non vi devo fare. Ti sa qualcosa, questa dire? Ok, questo è comunemente un'assonanza, no, un Carrefour alla milanese, praticamente se venite a Milano questo è il Carrefour che vi aspetta. Il nostro è molto più grande. È molto accogliente però, è un negozietto che ci piace, votiamo 10 tondi tondi. Ce l'abbiamo fatta, vedete, quindi siamo arrivati giusto in tempo alla metro, diciamo oddio, rimarremo qui se non corriamo entro 40 minuti, il treno parte. Non è che ci dispiace per la fine rimanere a Milano, cioè ci siamo ambientati abbastanza bene oggi, ci è piaciuto. Quindi penso proprio che torneremo a fare questi live all'Apple Store pieno di piante. Probabilmente Francesco mi ucciderà, però stavamo per perdere il treno. Ci siamo un attimo trastullati, abbiamo sottovalutato tutto. Io me la sono fatta a cuore, lui sta arrivando, sta dietro di me. Toccava che qualcuno fermasse quel treno. Riguarda qualche film di qualche anno fa, lui è poco dietro di me. Ok, ho rischiato la vita attraversando senza guardare, non lo fate a casa, mi raccomando. Ce l'abbiamo fatta, siamo tornati, siamo tenuti a salvo, tanti morti, e ora ci aspetta un premio. E non solo. E non solo, 4 ore di viaggio. Come ti senti allora? Vatico, puzzolente. Oltre a quello, come ti è piaciuta questa giornata? Molto, molto, una giornata diversa. E a Milano, molto bella, rispetto a Velletri. Sicuramente mentalità più aperta dei Velletri, c'è poco da dire. Niente, noi mangiamo stramezzini e prendiamo un po' di calorie che abbiamo perso. Mi stava facendo notare Francesco che i biscotti che abbiamo comprato poco fa sono lì composti da cacao magro ripieno, che significa che per una dieta salutare, hola, ciao, sono raccomandati. Ore 21:31, il treno è appena atterrato. Il treno che atterra? Non lo so. Però siamo tornati alla nostra casetta di Roma. De Carli mi ha anche risposto alle storie che ho pubblicato. È un grande, lo saluto, nonostante dica ma che cacchio sei. Ho avuto anche l'onore di conoscerlo 5 anni fa. È un grande e lo saluto tanto tanto. Oh, bello! Io ho fatto la pendica di 3 ore. Marco. Si è addormentato 3 ore, dopo faccio vedere le foto. Cioè, già l'ho sputtanato su Instagram. Abbiamo ancora fame e stiamo andando alla home di Termini. Tra mezz'ora ci aspetta il treno per casa. E domani devo pure attaccare, devo aprire io, cazzarola. Devo fare apertura, che bello. Che culo, vabbè. Domani lavoro la sera. Domani si lavora a tutta Callara. Dopo prima il piacere e poi il dovere. Speriamo che sul treno del ritorno non ci siano rotture di cazzo come questa mattina, di persone che parlavano di scuola, bei tempi, ma non troppo belli. Francesco! Hola! Come fa la luna? Come fa quella di Facebook?
Riga, noi ci abbiamo ancora fame. Per Dio, sempre. E mi sa che andiamo un'altra volta ai tuo Mac. Pure se sono le 9:30, 9:35, non fa niente, dai. Da quanto è tutto bianco. Bianco Francesco. Guardalo come se ne va. Senti, dove andiamo? Andiamo a Mac. Ai tuo Mac. Però sta da là, Mac, guarda un po' Francesco. Vabbè, allora Duomo adesso Mac. Andiamo un'altra volta a Mac. Così possiamo soffrire del bagno anche se non ci occorre, ma non fa niente, lo faremo perché fa parte del gioco. Tu gioco. A noi quanto ci piace fa schifo? Tanto. Guarda. Tanta roba, eh. Se non moriamo male stasera non moriamo più, dobbiamo per forza esagerare e fatti vedere. Ora scegliamo un tavolo. Il bombarolo mi ha lasciato solo, è andato al bagno. E poco fa è passata una alta 2 metri, mi ha fatto tipo inquietato in un modo assurdo. Non lo so, era altissima. E intanto che il bombarolo non c'è, passeggio avanti e indietro. Mi faccio guardare male dalla gente che dice: ma questo che fa col telefono? No, niente, faccio una videochiamata, ragazzi, nulla di preoccupante. Allora, come ti senti? In stanza. Dai, come ti è sembrata questa giornata? Molto bella, diversiva. Diversiva? Diverso, insomma, al solito, insomma, e che dire, sta partendo. Molto contento, sta partendo. Ti faresti una giornata con Eric? Sì, dai, non è da buttare. Anche se lui non ti dà il culo? Oh, no, così, questo no. Morì dal culo. Ok, Toto. Posso anche filmare dal vetro? No! Urbe! Urbe! Ciao! Siamo stati a Borghese. Yoshi, ci scriviamo un treno. Burrago. Attenzione, il treno a Casabianca, Santa Maria Mole. Oh, invece, Burrago. È successo davvero. Si è aperto il pannello alle mie spalle. Ora si richiude, bam. L'affidabilità di Trenitalia è qualcosa di mostruoso. Va bene ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate di questo stupido video. Cliccate like. Qui iscrivetevi. Qui. Iscrivetevi. Andremo in viaggio per voi a cazzeggiare nella Milano, nella Bologna, nel dove più cavolo vi pare e piace. E Truls vi farà tante belle lune e tanti bei ruttini. E tante belle... Ciao belli. Absolute beginners came to Georgetown. They were wearing Harris tweed and pork pie hats. They'd slit your throat and throw you in the gutter. But it's all you can expect from